Cos'è questo? Cos'è? Il bosone. Questo è il bosone di Higgs. È la scoperta del secolo. Il bosone di Higgs. Una cosa strepitosa. Una magnificenza dell'essere umano, la creatività. Il bosone di Higgs. È bellissimo, il bosone di Higgs adesso ci... Che il bosone... Che cazzo serve il bosone di Higgs? No! Bosone di Higgs. E quelle scoperte che cambiano la vita. Gli usi pratici imprevedibili. Sarà un cambio di paradigma. Siamo in primavera, via i paradigmi dall'armadio estivi, adesso togliamo quelli invernali. Qui io con l'invernale. Non lo sanno ancora, ma la ricerca funziona così. Tu scopri delle cose e poi chissà, magari qualcuno le userà un giorno. La scienza è così, procede a balzi in avanti lungo traiettorie teoriche slegate da ogni ragion pratica. Vanno alla cazzo, cioè... Ecco, pensate, questa è la scienza. Nella preistoria, viste, scienza, il primo uomo, pensate, qui ha inventato il crick. E nessuno che lo prendevano in giro, tutti ci tiravano della fango quando passavano. Guarda, questo è Franco che ha inventato il crick, che si chiamava Franco. E tutti lo deridevano, ci facevano, graffiavano gli orsi, ci dicevano, questo ha inventato il crick. Franco, che cazzo, perché ha inventato il crick? E dice, non lo so, ma metti che inventano un giorno il Porsche Cayenne. Ecco, la scienza, cosa Archimede, pensate a Archimede, la scienza, pensate solo ad Archimede. Archimede che scoprì la leva, pensate alla leva, ecco, e grazie ad Archimede fu inventato il servizio militare. Questa, la scienza, cosa è? La scoperta, pensate, una scoperta come l'attacco. L'attack, questa è scienza, l'attack che è incredibile, la scoperta dell'attack, abbiamo capito la relatività, quando la posso fare? Se la fai privatamente domani, se la fai in una struttura pubblica è relativo, questa è l'attack, questa è scienza, come? Prendete Faraday, il pioniere del magnetismo. Cosa diceva Faraday? Non rinviare a domani quello che puoi Faraday oggi. Ecco, lui ci sapeva Faraday. Faraday, c'eravamo io, Fragerbach, Challenge, Faraday, Saturday, Monday, e ci domandavamo, ancora inizia Happy Days. Ecco, questa è la... Dunque, mi fate vedere Faraday. Questo è Faraday. È la gabbia di Faraday, è una scoperta rivoluzionaria. Una carica elettrica non penetra dentro un conduttore di metallo. L'uso pratico della gabbia di Faraday è l'automobile, no? L'automobile praticamente è quella gabbia che se un fulmine colpisce la tua macchina, poi non ti portano via dentro un posacenere. Cioè, quando nel 1850 il premier inglese gli chiese a che cosa servisse, Faraday gli rispose, al momento non saprei, sir, ma è assai probabile che in futuro ci metterete una tassa sopra. È bellissimo. Non lo sapeva. Anche chi ha scoperto il fuoco non lo sapeva. Poi qualcuno ha inventato gli accendini. Magari sperava solo che qualcuno prima o poi inventasse la pomata contro le ustioni, no? Ma voglio dire... Le cose nel mondo sono sempre andate avanti così. Uno scopre il fuoco, un altro inventa dei legnetti da sfregare e un altro ancora li vende. Cavernicolo, sei stanco dei soliti orsi mentre dormi? Allontanali col fuoco. Non restare al Pleistocene, usa il fuoco. Stufo di mangiare il sushi? Usa il fuoco. Fuoco per pollici davvero opponibili. È nella storia dell'umanità. Ogni scoperta ha portato un'invenzione e ogni invenzione ha portato a una pubblicità. Certo, le pubblicità bisogna anche saperle fare, perché negli anni 50 le lavatrici non le vendevano. Perché il messaggio pubblicitario era: donne con la lavatrice
avrete più tempo libero. Ma non ne vendevano neanche una. Era sbagliata perché le donne si sentivano in colpa. Ma come, io compro la lavatrice e poi ho tempo libero? Allora hanno cambiato il messaggio. Cambiamo lo slogan. Donne, con la lavatrice avrete più tempo da dedicare a vostro marito. Boom, successone. Tutti a comprare la lavatrice nei negozi. Code di mariti che compravano le lavatrici alle mogli solo per trombarle un po' di più. Si arriva sempre lì. Non c'è niente da fare. Puoi partire anche dal bosone di Higgs. Cazzo, dal Pleistocene, dalle grotte, ma arrivi sempre al sesso. Guardate una delle prime pubblicità di una nota marca di biscotti e di pasta. Ecco, questa era negli anni 50, per vendere in Italia si usavano la signora tranquilla. Ma quando questa marca è voluta diventare leader nel mondo, oggi la signora tranquilla vede Banderas, se me lo fate vedere, e diventa un filo meno tranquilla.